Enzo Basler, presidente del Real Guglionesi, partenza col botto, ma anche in Coppa Italia avevate dato un passo diverso. È un Guglionesi, diciamo, diverso. C'è un clima veramente di euforia, di festa, ma è una squadra che macina gioco, fa gol e va sempre vicino all'obiettivo che è quello di segnare. Vabbè, sì, step by step. Abbiamo iniziato il campionato nel migliore dei modi. C'è da dire che nel primo tempo il Boiano, che è una gran bella squadra, anzi colgo l'occasione per fare i complimenti al mister Ian Ruberto e ai ragazzi, ci hanno davvero messo in difficoltà. Finché hanno avuto la stessa gamba nostra, hanno fatto partita, sono venuti a giocare e hanno tenuto il campo e il risultato meritatamente. La partita sembra in bilico. Poi nel secondo tempo si è visto un po' la differenza di tenuta atletica, oltre che di esperienza, perché noi comunque siamo andati in ritiro al 31 di luglio, forse loro hanno iniziato un pochettino più tardi e chiaramente alla distanza siamo usciti anche con qualche uomo d'esperienza come Marino, come Sivilla, insomma l'abbiamo portata ampiamente dalla nostra parte. Sì, sono contento di come è partita la stagione perché come hai detto tu poi c'è un ritrovato clima di euforia, i tifosi ci sono molto vicini, la nostra tribuna era gremita e questo, cioè, ti lusinga e gratifica gli sforzi che la società ha sempre fatto e sta continuando a fare a dispetto di quella che è la difficoltà di tenere in piedi una società oggigiorno che poi parte dall'eccellenza e arriva fino ai piccoli amici, i primi calci. Senti, avete lavorato tanto in estate, è arrivato il colpo proprio all'ultima ora, quello di riportare a casa Andrea Sivilla, ma è segnale dei tanti sacrifici che avete fatto a livello economico per allestire questa squadra. C'è da dire che Andrea ha voluto fortemente tornare a casa e si allena con noi dal primo giorno, non è che si è aggregato negli ultimi tempi, ha rifiutato offerte allettanti dalla categoria superiore e anche da qualche squadra nel girone che punta dichiaratamente alla vittoria del campionato, ha detto eccellenza per eccellenza gioco a casa mia. Ha messo da parte tante situazioni personali e ha voluto restare qui, noi gli siamo veramente grati perché poi l'ho venduto che era bambino a 15 anni nel 2001 al Chieti, l'abbiamo ripreso adesso che è papà di due meravigliosi bambini, siamo contenti di averlo con noi, speriamo, ecco, che il tempo e il campionato ce lo preservi, sicuramente ci darà soddisfazioni, al pari degli altri ragazzi.